Bentornati all'appuntamento con le news. Questa settimana parliamo delle novità riguardanti Microsoft, Xbox e Kinect, insieme al direttore marketing di Microsoft Italia. Siamo qua con Alessandra Del Prete, direttore marketing di Xbox. Allora, Alessandra, le novità di Xbox di questa Games Week? Allora, noi siamo arrivati con una lineup per il Natale molto ricca. Abbiamo dei giochi per hardcore gamer come Halo 4 con il ritorno di Master Chief e abbiamo Forza Horizon che dà la possibilità di giocare al di là dei circuiti, quindi on the road. In più abbiamo una lineup anche per quanto riguarda Kinect. Arriviamo a questo Natale con Fabled Journey, con Dance Central 3, ma anche con una novità importante che riguarda la nostra partnership con Nike. Infatti abbiamo un nuovo gioco che si chiama Nike Plus Kinect Training che dà la possibilità di avere un programma di training personalizzato direttamente nel salotto di casa. Ma in più le novità sono anche per quanto riguarda il nostro live. Abbiamo appena lanciato Windows 8 che dà la possibilità di vivere l'esperienza di Xbox multischermo, quindi sul PC, sul tablet, sullo smartphone. La possibilità di avere un'offerta musicale molto ampia con Xbox Music, la possibilità di avere dei videogiochi con Xbox Games e Xbox Video, quindi possibilità di scaricare tanti contenuti video. In più, grazie alla partnership che abbiamo con Mediaset, con Premium Play e con Telecom per Cubivision, c'è la possibilità anche di guardare la TV direttamente attraverso la Xbox. Ma non è finito qua, perché abbiamo appena lanciato anche Internet Explorer sulla Xbox, quindi la possibilità di fare la ricerca direttamente dalla nostra console. E il lancio invece di Xbox Smart Glass consente ai vari devices di essere integrati tra loro, quindi di avere un'esperienza integrata, di poter usare ad esempio lo smartphone per avere delle nuove opzioni di gioco, piuttosto che mentre si sta giocando o guardando la TV, vivere, continuare a vivere l'esperienza sul tablet, quindi uscire di casa e continuare a vedere il nostro film o la nostra serie televisiva preferita. E parlando invece di giochi nel 2013, cosa lancerete, se ci puoi dire qualcosa? Sì, ci sarà il lancio del nuovo Gears of War, Gears of War Judgment, che è previsto proprio per l'inizio della primavera. Eccoci con le uscite più importanti della settimana. Non poteva ovviamente mancare il capolavoro firmato Ubisoft, Far Cry 3, disponibile su PC, Xbox 360 e PlayStation 3. Ovviamente all'appello non manca anche l'intera lineup di Nintendo Wii U, con New Super Mario Bros. U, Nintendo Land, Mass Effect 3 e Zombie U.